Benvenuti, siamo alla quarta edizione del Riaperture Photo Festival di Ferrara, festival che abbiamo dovuto rimandare dalla sede sul calendario originario di fine marzo e inizio aprile, ma che siamo riusciti a farlo nonostante il Covid. E questa tanto è la prima vera cosa importante. È un festival che ospita 19 mostre in 6 location che, come dice il nome stesso del festival, riaperture, sono riaperte per l'occasione. Siamo all'interno della chiesa di San Paolo, che è la vera novità di quest'anno, è chiesa storica, chiusa da prima del sisma, quindi da circa il 2010, e che la città ha potuto riabbracciare. All'interno abbiamo allestito 3 mostre, abbiamo Greg Segal, abbiamo Federica Sasso e abbiamo Alexei Kondratiev. Provando ad allestire sempre, creando una connessione tra quello che c'è quello che è il luogo e quelle che sono le mostre. Le altre mostre sono ospitate nell'ex caserma Pozzuolo del Friuli, sono quella di Fausto Podavini, poi dopo abbiamo quella di Paola Rossi, di Yannick Fornaciari, Michele Lapini, abbiamo il film Human Flow, di Ai Weiwei. Annessi a questo luogo c'è lo spazio incredibile della Cavallerizza che ospita la mostra di Marco Marucci e il contest World Water Day. Altra location, Palazzo Zanardi, un palazzo rinascimentale che ospita 4 mostre, Danilo Torre, Marta Viola, Karima Unnaza e la Francesca Leonardi. E poi dopo l'altra chiesa che andiamo a riaprire, non è una novità, però San Giuliano, un piccolo gioiellino, con 2 mostre, una portata da Lodi di Emily Ducke e l'altra portata dalla Biennale di Fotografia al Femminile di Mantova, annullato a causa Covid, e quindi abbiamo provato a creare questa connessione e collaborazione portando alla mostra di Rena Effendi. A Grisù potete trovare invece la mostra di Gabriele Cecconi, oltre al nostro concorso giunto appunto alla quarta edizione. Il Covid non ha fermato il pubblico, ancora l'affluenza è stata molto buona in questo primo weekend e quindi aspettiamo di vedervi, speriamo di vedervi anche sul secondo weekend. Grazie.